Ciao! Lievito madre. Sono entrata nel loop del lievito madre. È proprio una cosa spaventosa questo lievito madre. Allora, in questo video impariamo a fare il lievito madre. Sappi che potrebbe capitare che non ti riesci al primo colpo. Io ci ho provato per anni, questa volta ci sono riuscita. Comunque, ecco come cominciare. Per prima cosa serve l'uvetta. L'uvetta aiuta, questo è quello che ho letto, aiuta il lievito a fermentare. Quindi prendo un recipiente, dovrebbe bastare, e lo riempio d'acqua. Quello che devo fare adesso, dopo averlo riempito d'acqua, è lasciare quest'uvetta qui dentro per circa 2 giorni. Ne metto in abbondanza, tanto poi a togliere ci siamo, in modo tale che poi posso pesare l'acqua e mi regolo di conseguenza. Fra 2 giorni ci vediamo. Allora, ho lasciato macerare quest'uvetta per un paio di giorni. Io ho letto pure di lasciarla macerare per più di una settimana, però va bene così. Allora, poi vedrò stasera cosa fare con quest'uvetta. Sto filtrando l'acqua, che adesso deve essere pesata. Allora, ho pesato 100 grammi di farina e 50 grammi di acqua con uvetta, macerata con l'uvetta, e adesso devo impastare. Farò la stessa cosa con la farina di tumminia, per vedere se riesco a fare sto benedetto lievitino di tumminia. Allora, ho impastato a mano per più 10 minuti. Adesso lo copro con un canovaccio e lascio riposare per 2 giorni. Solo 2 giorni. Dopodiché, fra 2 giorni cominciamo a rinfrescarlo. C'è scritto un luogo tiepido e asciutto, quindi lo metterò nello stanzino, così ci fa tanto profumo perché puzzerà un po'. Vabbè, fra 2 giorni ci rivediamo. Come si procede dopo aver fatto questa pallina? Bisogna coprirla quando fai la pallina, io la copro con un canovaccio, poi ho letto immediatamente di mettere della pellicola e ho cambiato immediatamente la copertura. Devi riprendere quella pallina, pesarla. Io per le prime 2 volte sono andata a raddoppio. Ho preso il lievito, l'ho pesato e la regola del rinfresco è questa. Tanta farina, tanto lievito madre. È la metà di acqua, vale a dire, se la tua pallina pesa 120 grammi, dovrai aggiungere a questa pallina 120 grammi di farina e 60 grammi di acqua, quindi la metà del peso del lievito madre. Bisogna ripetere questa operazione per 2 settimane. Ora, se tu vuoi puoi andare sempre al raddoppio, solo che poi ti trovi una damigiana, avrò una cosa catastrofica il lievito madre. Si staccano dei pezzi, io ormai vado sempre a 150 oppure 200 grammi di rinfresco, con quello che avanza metto da parte e panifico oppure preparo un dolce, insomma io non lo butto mai quello che mi avanza, tra virgolette, però se vai sul web ci sono 2 milioni di ricette da utilizzare per gli avanzi della pasta madre, però nelle prime 2 settimane in cui stiamo nutrendo questo lievito madre non conviene utilizzare lo scarto. Allora, per 2 settimane fare il rinfresco ogni 2 giorni, quindi pasta madre, il peso della pasta madre in farina, la metà in acqua, coprire con la pellicola e lasciare a temperatura ambiente in un luogo fresco e asciutto, quindi dentro il forno. Io ho fatto così per 2 settimane. Alla fine delle 2 settimane fare l'ultimo rinfresco, metterlo in un contenitore. Io ho usato un contenitore di plastica, che è questo, ma oggi sta andando, oggi lo rinfresco e andrà in un contenitore di vetro, e metterlo in frigorifero. Va rinfrescato una volta a settimana. Io tra un poco prenderò questo lievito madre, lo peserò, ne terrò soltanto 200 grammi, il resto lo metterò da parte per fare del pane questo fine settimana. Ne terrò 200 grammi e aggiungerò 200 grammi di farina 00 e 100 grammi di acqua. E così fino a quando noi vogliamo che il nostro lievito madre cresca.
campi. Qual è la differenza fra il lievito di birra in panetto, il lievito, quello tipo pane degli angeli in bustina, disidratato, granulare, via discorrendo, e il lievito madre fatto in casa in questo modo? Allora, la lievitazione con il lievito madre è lunga, è quasi biblica. Poi se mettete farina integrale o farina di secolo, farina con basso apporto di glucosio o di glutine, la lievitazione è lunghissima, è spaventosa. Però ti devo dire che in quanto a sapore, a morbidezza, a profumo, in quanto a tutto, è esattamente un altro mondo. Quello che noi dobbiamo fare è entrare nell'ottica che le prime 2 settimane dobbiamo dedicare ogni 2 giorni almeno un quarto d'ora, 20 minuti a impastare. Io ho preferito fare tutto quanto a mano, non usare la planetaria, a impastare per rinfrescare questo lievito e poi dedicare una volta a settimana un po' del nostro tempo per il rinfresco. Io guarda, ti posso assicurare che da quando ho questo, che me lo hanno regalato, quindi da quando io ho cominciato a rinfrescare questo e prima a utilizzare questo, che ha 4 anni, e a utilizzare il mio, io ti devo dire che noto la differenza. Io per adesso con gli scarti, tra virgolette, del mio lievito ho fatto altri lieviti e li ho regalati, quindi già ho fatto dei barattoli e li ho regalati e le mie amiche e i miei amici a cui l'ho regalato già stanno cominciando, vanno a raddoppio fino a quando non arrivano alla dose che loro reputano opportuno. Io ti devo dire, sono molto contenta di riuscirlo a utilizzare e soprattutto molto contenta di essere riuscita a creare il mio lievito madre, sono molto molto fiera di me. Quindi l'unica, ecco, cosa rispetto al lievito di birra che si può comprare al supermercato è che la lievitazione è lunghissima. Almeno 12 ore per la lievitazione se ne prende. Serena. Allora, questo era il video su come preparare il lievito madre. Prossimamente su questi schermi troverete delle ricette su come utilizzare proprio in modo pratico il lievito madre. Spero che tu almeno ci provi e spero soprattutto che ti riesca. Ci vediamo fra 2 o 3 settimane con la prima ricetta sul lievito madre. Ciao e alla prossima!